Ciao a tutti, ciao a tutti. Vediamo in questo video 13 segni che stai facendo sesso con un narcisista e come lasciarlo. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Veniamo dunque al tema. 13 segni che stai facendo sesso con un narcisista e come lasciarlo. Allora, quali sono 13 segni che stai facendo sesso con un narcisista e come lasciarlo? Perché poi devi lasciarlo. Allora, il primo segno è che intanto il sesso lo vivono diversamente. Intanto tu non sai se è un narcisista o meno, ma insomma le persone che fanno sesso in questo modo, che utilizzano il sesso per i loro fini, beh, non devi stare lì a perderci tempo, questo mi sembra palese, mi sembra naturale, altrimenti sarebbe tutto diciamo, estremamente negativo, estremamente nefasto. La prima cosa è diciamo, tenere presente che i narcisisti percepiscono il sesso in modo diverso, cioè non lo fanno per edonismo, non gli piace neanche farlo. Lo fanno solamente per avere il controllo della situazione, lo fanno solamente per avere il controllo della situazione. Questo è il punto, questo è un dato di fatto. Quindi la prima cosa è proprio quella. Il narcisista ha bisogno, diciamo, di avere il controllo della situazione. Il narcisista usa il sesso come forma di potere, come forma di comando. Questo è il primo punto essenziale, fondamentale di cui devi renderti conto. Seconda cosa, cercano l'idealizzazione, no? Cercano la prestazione a tutti i costi perché devono, vogliono essere idealizzati da te, vogliono che tu li viva come una dea o come un dio del sesso, insomma, in modo tale che questo per loro diventa fonte di vita. Questo, il sesso serve soltanto da un lato ad avere il controllo, quindi a manipolare utilizzandolo, dall'altro per essere idealizzati da te. D'altra parte loro tenderanno poi a svilirti te sessualmente, perché, come dire, è come se loro si concedessero nei tuoi confronti facendoti un piacere, insomma. Quindi questo è, loro hanno sempre ragione, tu hai sempre torto, questo è il concetto di fondo. Quarto punto. Credono di conoscerti meglio di quanto tu conosca te stessa o te stesso, il che non è vero perché il narcisista in realtà in profondità non conosce nessuno, però lui ha questa, diciamo, pretesa e spesso ci crede, crede veramente di conoscerti meglio, quindi utilizza questa cosa, no? Anche una conoscenza magari superficiale, però crede che diciamo, abbia una grande, come possiamo dire, conoscenza su di te, sappia tutto e abbia potere su di te. Questo è quello che loro credono. Quinto punto, non cercano una comunicazione nel sesso per capire cosa ti piace e cosa non ti piace. Hanno l'arroganza e la pretesa di sapere quello che piace a te e come ti piace, perché il narcisista è talmente narcisista, appunto, che non può neanche immaginare che le cose che lui pensa che vadano in un modo che magari pensa che possano piacere, come dire, a te non piacciono. Se tu non puoi piacere, cazzi tuoi, cioè nel senso che sei tu che sei sbagliata, sei tu che sei difettosa, avrai qualche malattia, ma lui fa tutto o lei fa tutto perfettamente, quindi perché poi di fatto il concetto di fondo è che i tuoi bisogni e le tue emozioni non contano nulla. Quindi il narcisista non si preoccupa minimamente poi di sapere se tu sei rimasto soddisfatto, soddisfatto, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, non gli frega assolutamente nulla. Quello che lui interessa è che all'apparenza perlomeno di aver fatto una prestazione eccelsa, il maschio soprattutto alimenta il suo narcisismo proprio con il fatto di aver fatto una grande prestazione. E poi il settimo punto ti dirà che in te c'è qualcosa che non va. Se per caso hai qualche rimostranza,
O se per caso magari non provi piacere, no? C'è qualcosa in te che non va, sarai frigida, sarai asessuata, sarai... perché lui è il dio del sesso, se a te non piace, o comunque in te c'è sempre qualcosa che non va comunque, anche se provi piacere, in te ci sarà sempre qualcosa che non va, che non farei le cose fatte bene, ti andrà a trovare mille cavilli, mille cose, anziché viverlo in modo naturale, andrà a parlarci sopra e questo è un altro punto fondamentale. Ottavo punto, ti svaluterà, ti ignorerà a un certo punto e ti tratterà e se ne andrà, si allontanerà anche sessualmente, cioè non ti darà più niente. Perché? Perché anche sessualmente, facendo ghosting, vuole, diciamo, iniziare ad acquisire ancora di più il suo potere su di te, vuol far crescere ancora di più il suo potere su di te. E infatti il nono punto è quello proprio di avere il controllo su di te in ogni momento, sui tuoi pensieri anche. E quindi andandosene via ti creerà uno shock se tu eri coinvolta. E infatti non bisogna essere coinvolti, e questo è il punto fondamentale perché se tu vuoi lasciarlo, è qui che devi intervenire, non devi coinvolgerti. Quando lui ti fa ghosting, arrivederci e grazie, fuori dai coglioni, anziché lamentarti, sarai contenta, ti vivrai la tua vita e te lo toglierai dal cazzo, non permetterai più che rientri. Poi il narcisista ti mentirà, tornerà dicendo ah, qua, là, anche sul sesso ti mentirà, io ho fatto questo per te, ho fatto quell'altro per te. Tieni presente che poi se tu continuerai a resistere senza cedere di nuovo, verrà fuori che ti prenderà magari insulti, non sono persone di fatto gentili. Se si scuserà lo farà per finta, perché nel suo profondo il narcisista, come dodicesimo punto, non si scusa mai, non pensa neanche lontanamente di avere una possibilità anche remota di aver torto. E il tredicesimo punto è che se, per sganciarti definitivamente devi interrompere e dare un taglio al cordone ombelicale, cioè alla connessione emotiva con il narcisista. La connessione emotiva è data dalle emozioni che ti fanno vivere, devi dare un taglio netto e autoprocurarti tu delle emozioni, trovarti tu delle emozioni da somministrarti, da darti, che ti faranno stare bene. Soltanto a quel punto potrai essere veramente libera dalla morsa del narcisista. Solo in quel caso lì potrai uscire fuori dalle sabbie mobili in cui il narcisista ti ha fatto cadere. Altrimenti non ci saranno altre possibilità. Purtroppo segui questi 13 consigli e vedrai che riuscirai tranquillamente, impegnandoti, ma tranquillamente, a capire che hai a che fare con un narcisista attraverso il modo in cui vive la sessualità e a liberartene. Bene, seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok. Metti un like e condividi questo video con i tuoi amici se ti è piaciuto. Seguimi appunto su Instagram, TikTok e iscriviti a tutti i miei canali YouTube. Ovviamente anche a questo canale iscriviti e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E benissimo.